Centini, presidente della Commissione Cultura del Comune di Tarquinia. Le ragioni di questa mostra, anche se sono ovvie. Credo che nessuno poteva immaginare che dopo tanti anni una mostra dell'umorismo realizzata a Tarquinia nel 1970, proprio con artisti francesi disegnatori, tra cui due che sono stati uccisi nella tragico avvenimento della redazione Charlie Hebdo, cioè Volisque e Capi, poteva essere quel materiale utilizzato, come dicevo, dopo 50 anni in una mostra in ricordo di questi due grandi artisti che sono stati trucidati a Parigi. La mostra internazionale dell'umorismo era stata ideata da Sebastian Matta e allestita dal giovane architetto all'epoca di Massimiliano Fuxas. E i promotori siano costituiti in un comitato dove partecipavano Maurizio Brunori, Angelo Pontani, Mario Santi, Beto Ricci. Costituirono un comitato e fecero questa mostra, invitando, grazie al sostegno di Matta, i maggiori disegnatori dell'umorismo internazionale. Questa mostra fu allestita presso la chiesa di San Pancrazio e proprio per l'importanza, ma anche per alcune vignette che erano ritenute un po' oscene, alcuni disegni sono stati sequestrati e poi anche la mostra ha avuto anche un seguito giudiziario che è durato qualche anno, che per fortuna poi gli imputati sono stati tutti prosciolti dall'accusa di oscenità in luogo pubblico, insomma. Un avvenimento eccezionale per l'epoca, stiamo parlando del 1970, poco subito dopo il 68. 78, certo. È stato quindi un avvenimento culturale non solo per la città di Tarquinia, il comune all'epoca patrocinò l'iniziativa, ma anche per l'intera nazione, per l'Italia da un punto di vista culturale. Certamente questo è stato il primo festival dell'umorismo internazionale, che poi, ecco, secondo anche l'idea di Matta, degli organizzatori, doveva continuare anche negli anni successivi. Purtroppo l'intervento della magistratura ha bloccato questo percorso culturale e Tarquinia ha perso una grande occasione per diventare ancora di più conosciuta rispetto anche ai beni culturali che ha a disposizione. Sarebbe stato un evento di carattere internazionale e tutto a vantaggio, ecco, della valorizzazione culturale della città stessa. Tra poco con il professor Brunori, che è tra gli organizzatori di questa mostra, che fu anche tra gli organizzatori della mostra del 1970, vedremo alcune delle vignette, ma sono tutte? No, solo una parte di esse, ci sono gran parte i disegni di Volinsky, di Capì e altri alcuni disegnatori, però ecco, è una bella rappresentanza di disegni di quella che è stata la mostra degli anni 70. La mostra è stata organizzata e patrocinata dal Comune di Tarquinia e devo ringraziare il professor Marziano che ci ha aiutato nell'allestimento, il professor Maurizio Brunori e anche il professor Pontani Angelo. Insieme a loro abbiamo allestito questa, secondo me, bellissima mostra che rende omaggio a questi grandi artisti che sono stati trucidati per aver descritto con le loro vignette la libertà, ecco, di espressione e di quello che loro pensano, insomma, con la satira del mondo in cui viviamo. È ipotizzabile in futuro ripetere una mostra del genere? Parlo sempre quella del 1970. 1970 no, questa è stata un'occasione che si è presentata per questo tragico avvenimento. Abbiamo ricordato questa mostra durante il centenario
centenario della nascita di Matta, per ricordare che Matta era stato ideatore di quella mostra, è stata ricordata e messa nel catalogo per quella occasione. Purtroppo è avvenuta quest'altra situazione tragica e abbiamo voluto ricordare in omaggio a Charlie Hebdo e anche ai due disegnatori che sono stati presenti a Tarquinia negli anni 70, Ulisse e Capù, con questa mostra che secondo noi è l'unico modo, ecco, per ricordare questi grandi artisti. Ma anche Tarquinia ha proposto di ospitare una mostra internazionale al di là di questa che è legata purtroppo a tragici eventi. Potrebbe certamente, però ecco, le condizioni non ci sono, perché Matta è scomparso, Massimiliano Fuchs viaggia per altri mondi, eppure gli organizzatori ci vorrebbero anche altre situazioni, altre personalità, vedremo se riusciamo, si potrebbe tutto fare, insomma. Grazie. Prego. Ed ecco, questa è la foto che testimonia la presenza di Wolinski a Tarquinia, che vediamo al centro, Sinè a sinistra, dietro il professor Maurizio Brunori, organizzatore, tra gli organizzatori della mostra di allora del 1970 e di quella di oggi. E questa è una delle copie del giornale Charlie Hebdo, fatto uscire in questi giorni in 3 milioni di copie, purtroppo proprio in occasione e a seguito dell'attentato di Parigi. Ed ecco il professor Maurizio Brunori, organizzatore all'epoca della mostra del 1970, della mostra internazionale sull'umorismo, e tra gli organizzatori di questa mostra di oggi. Professore, tra gli organizzatori. 45 anni dopo, al di là dei tragici eventi. Questa mostra è un doveroso omaggio che il Comune di Tarquinia fa alle vittime dell'eccidio della redazione del giornale Charlie Hebdo. Abbiamo subito pensato a Wolinski, a Cabì, che erano quasi diventati degli amici 45 anni fa, quando hanno soggiornato per alcuni giorni qui a Tarquinia. Vennero alla vigilia del 1° ottobre portando i loro disegni, li affissero nella ex chiesa di San Pancrazio e rimasero appunto con noi discutendo che trauma, non avremmo potuto pensare a questi disegni. Dovevamo ritirarli fuori 45 anni dopo in una occasione molto luttuosa. Quelle che vediamo adesso sono delle vignette proprio di Wolinski. Esattamente. Allora, la prima, disegnate appositamente per la mostra di Tarquinia e portate da lui in persona. Si ricorda qualche fatto, qualche avvenimento, qualche aneddoto relativo a questa presenza di Wolinski o altri? Innanzitutto Wolinski era una persona intelligente, gentilissima e ovviamente che aveva un senso dello humor spiccatissimo e si divertiva molto quando gli raccontavamo che per esempio la statua del Cristo risorto la domenica di Pasqua veniva portata dai facchini che erano tutti comunisti. I comunisti che portarono il Cristo risorto gli piaceva e ci ha fatto delle vignette a Parigi, poi dicendo a Tarquinia eccetera eccetera. Un'altra cosa che gli è piaciuta molto, che gli raccontavamo, che l'allora sindaco comunista Lamberto Cappelletti, per avere la ex chiesa di San Pancrazio, si è rivolto in Vaticano al cardinale Guerri e l'ha ottenuto. Quest'altra, sempre di Wolinski? Questa è forse la più ardita, quella che rende proprio l'idea della satira. È un manifesto
contro il razzismo, no? Perché quindi molto lui, attuale ancora. E lui chiede a lei, no, come si riconosce un ebreo? Si riconosce dal fatto che la madre è ebrea. È un arabo, e il razzista dice un arabo, basta guardarlo. Questa è un'altra. Questo, se le si volesse dare questa vignetta, se le si volesse dare un titolo, potrebbe essere Tutti sempre inquadrati. Dalle elementari a scuola, i soldati in caserma, gli operai in fabbrica, il corteo in chiesa e al fine il corteo al cimitero. Disegnatori, illustratori di Charlie Hebdo, che all'epoca si chiamava in un'altra maniera. Si chiamava Hebdo Arakiri. Erano più graffianti allora o oggi? Ecco, qui vediamo. Ma guardi, alcune delle copie. Notavamo che per esempio del questa, giornale. Questa è deliziosa, il cane, chi è per lui che si lecca i baffi, 700 milioni di cinesine. Però mentre allora erano più sul sociale, era una satira di costume contro l'ipocrisia, contro il perbenismo borghese, no? Perbenismo e basta, e oggigiorno invece hanno alzato il tiro e la satira è diventata ancora più politica e prende di mira il fanatismo religioso, prende di mira qualsiasi forma di estremismo. Sempre per curiosità, ricordando il sequestro che fu effettuato nel 1970 di alcuni dei disegni che erano presenti alla mostra, ma effettivamente furono sequestrati quelli che erano più imbarazzanti, se così si può ma dire? Non tanto, furono sequestrati dai carabinieri, quasi diciamo i primi che gli capitarono sotto gli occhi, ma non quelli più veramente graffianti e arditi. Professore, sappiamo che se oggi possiamo vedere ancora queste illustrazioni, queste vignette, lo si deve a lei, che in ma tutti questi anni io le ha conservate. Io non ho nessun merito, le cose sono andate oggettivamente così. Io ho voluto conservarle d'intesa con il maestro Matta e con il vero organizzatore della mostra, Luca Aurelio Staletti, che venne giù da Parigi e si mise qui per organizzare tutto quanto insieme a noi del comune di Tarquinia, e che poi dissero Matta e Staletti: conserviamolo tutto questo materiale, perché la mostra potrebbe diventare itinerante, potrebbe essere soltanto il primo di una serie di anni in cui possiamo costruire una sorta di festival dell'umorismo a Tarquinia, al quale aggiungere, oltre il festival della satira, della grafica, anche il cinema, il teatro e la letteratura. E poi purtroppo, in seguito alla denuncia, tutto è caduto. È possibile ipotizzare oggi di riproporre una mostra analoga, non questa, con le vignette del 1970, per ricreare una situazione simile? Io non credo. Non credo, perché quello è stato un momento molto molto particolare in cui varie contingenze cospiravano per farne quello che è stato, cioè un evento veramente irripetibile. Oggigiorno non c'è più il maestro Matta, non ci sono più quei collegamenti che c'erano con Parigi e con le altre capitali europee, e quindi bisognerebbe pensare ad altro, insomma. Qui però vediamo altri disegni che non sono di Wolinski e Cabù. No, non sono, ma facevano parte della mostra. E questo raffigura la sede, no?
molto irriverentemente disegnata dal Pichat, che era uno dei disegnatori più graffianti e più trasgressivi. La sede della mostra, la chiesa di San Pancrazio. Ecco, la vediamo un po' male perché c'è il dubbio che farebbe riflesso. Qui invece vediamo addirittura Sebastian Matta. Sebastian Matta, fatta in occasione della mostra per far fronte alle spese, per poterla vendere e far fronte alle spese, perché il comune di Tarquinia, che molto coraggiosamente dette il patrocinio, ma non dette nessun contributo economico. Questi invece? Questi sono disegni di Tim, che era un altro formidabile disegnatore di giornali parigini e che facevano parte integrante della mostra del 1970. Professore, per concludere, ma qual è l'illustrazione che lei ritiene più significativa? Ma in un certo senso questa, che l'abbiamo voluta porre al centro proprio della mostra, proprio a simboleggiare, come dice la didascalia, nessuna censura per un popolo adulto. Indipendenza e autonomia, aggiungiamo noi, per la libertà d'espressione e per la libertà senza aggettivi. Grazie.